Scusa, se ti dico Pilastro, cosa ti viene in mente? È il quartiere di Bologna. Cioè, Pilastro c'è un paese? No, è una fermata del 20, Pilastro, è una direzione del 20. Cosa sai? Che, insomma, non è proprio una zona tranquilla. Ogni città ha le proprie periferie, la zona non è il massimo. Ma cosa sapete del Pilastro? Che idea? Un posto brutto. Esatto. Che c'è uno studentato lì intorno e che tutti i ragazzi dello studentato non ci vogliono mai andare al Pilastro perché hanno tutti paura. È una zona che hanno riqualificato abbastanza, ma il degrado in alcuni posti è evidente. Dovrebbero venire a viverci prima di poter parlare così. Lo so, anche perché a me il Pilastro mi piace così com'è. Gli stereotipi sono duri a morire, soprattutto per chi al Pilastro non ci abita o non c'è mai passato, ma chi vive in questa zona racconta un'altra storia. In occasione del 50 anni del Pilastro è partito il progetto Pilastro 2016. Sì, questo progetto deriva da un'idea del sindaco e da una voglia del sindaco di non fare del 50esimo del Pilastro solo un'occasione di passerella, ma un vero e proprio lavoro su questo territorio che cambierà molto nei prossimi anni. L'anno passato sono state rifatte le facciate di numerosi palazzi che davano una sensazione di abbandono. Il progetto NOTAG è un progetto che come amministrazione vediamo molto importante perché riesce a dare lavoro alle persone della zona e riesce, come dire, a migliorare la sensazione di stare in un bel quartiere, cosa che io credo sia il Pilastro, con tutte le sue caratteristiche. È un quartiere sempre molto vivo, quindi è un quartiere popolare e come tale ha molto fermento da tutti i punti di vista. È il mio primo giorno di lavoro oggi. Il Pilastro è diventato un quartiere zona 30, quindi con una mobilità più bassa. Forse non tutti sanno che al Pilastro c'è il Parco Pierpaolo Pasolini, che è il secondo parco più grande di Bologna dopo i Giardini Margherita. E uno dei primi passi del progetto Pilastro 2016 è stato proprio quello di creare una nuova illuminazione LED per illuminare il parco durante la notte e i sentieri. E sono partiti i lavori della nuova arena. Negli ultimi 7-8 anni abbiamo iniziato delle avventure di riqualificazione urbana attraverso il metodo di scuola cantiere. Ci sarà un grande palco. Prima di tutto sarà la fondazione. Dopo questo palco, che è già un punto di riferimento, lo useremo per allargarlo. Useremo le misure con punto di riferimento per allargare e farlo diventare più largo. Pilastro e per la zona vicina al nucleo storico del Pilastro, quindi per tutta l'area a nord-est, diventerà, diciamo, un po' una sorta di esame di maturità. L'arrivo di Fico è una opportunità per quel territorio molto grande. Tutta la parte economico-finanziaria che c'è alle spalle del Pilastro è una parte molto rilevante dell'economia della città, quindi abbiamo prima di tutto coinvolto le aziende che sono lì vicino chiedendogli di fare con noi un percorso che portasse alla costituzione di un'agenzia di sviluppo locale. L'idea è quella di integrare quindi tre pezzi di territorio diversi e complementari per costruire nel tempo un nuovo distretto di scala metropolitana, la porta di accesso a nord-est alla città di Bologna. L'agenzia si propone quindi di associare piccole imprese, agricole non, esercizi commerciali, associazioni. Siccome il bisogno più urgente, in particolare del Pilastro, che è l'area residenziale, è il bisogno di lavoro, si è pensato che l'agenzia potesse diventare socio sostenitore di una cooperativa sociale di comunità, fornendo in comodato d'uso gratuito alcuni immobili in cui sviluppare delle attività imprenditoriali. Allo stato attuale si è costituita l'associazione Mastro Pilastro, composta da una ventina di abitanti appunto del Pilastro, che rappresenta il primo nucleo
nucleo costitutivo di quella che sarà la futura cooperativa di comunità. Le persone che mi chiamano al telefono normalmente sono persone di una certa età, con necessità minime, servizio alla persona, accompagnamento degli anziani, piccole tinteggiature, piccoli traslochi. Mi occupo di fare le telefonate, di convocarli qua per fare gli incontri e per organizzare magari le giornate di lavoro. Le persone credo che siano state contente. Poi ci conoscono più o meno tutti. Abbiamo fatto un gruppetto per vedere qua muovere sto quartiere. Molte persone ne hanno parlato bene di noi, ma ci sono altre persone che quando ci hanno visto non se l'aspettavano, mi hanno chiesto di che cosa si tratta e noi gliel'abbiamo spiegato un po' del nostro Mastro Pilastro 2016. Speriamo che funziona, sì. Noi siamo contenti. Io spero che la contentezza si trasformi in lavoro vero e proprio per tutti. Siamo qui in diretta dal Pilastro per una giornata particolare all'interno del progetto Pilastro 2016, di cui facciamo parte anche noi. La redazione Pilastro 2016 è una redazione di cittadini o di ex cittadini del Pilastro molto diversi tra di loro e insieme realizziamo un blog. I cittadini giornalisti sono stati capaci e sono capaci di raccontare sia tutto quello che sta avvenendo intorno al progetto, ma anche raccontare un territorio pieno di persone, di storie, di associazioni che lavorano da tanto tempo. 50 anni non sono proprio pochi, sono stati 50 anni intensi in cui c'è stato un sacco di patrimonio di gente che si è spesa creando una rete di associazionismo, di welfare sociale, di autogestione. Con il Pilastro vecchio non c'era neanche il gas, vi ricordate? Sull'autunno abbiamo cominciato a sentire il bisogno del riscaldamento e attorno a questa mancanza che si creò praticamente il comitato inquilini. Siamo a DOM, la cupola del Pilastro, è uno spazio culturale gestito dalla compagnia teatrale Laminarie. Abbiamo raccolto complessivamente 15, non possiamo chiamarli archivi nel vero senso del termine, ma piuttosto raccolte, praticamente quasi tutte le realtà che hanno operato su questo territorio. Altro lavoro che ha fatto il Cantiere Comunicazione è un laboratorio ormai di 2 anni all'interno delle scuole medie Saffi del Pilastro e gli studenti hanno raccontato insieme a noi attraverso un video documentario i luoghi che loro amano di più del Pilastro. Questo è uno spazio di vicinato. È uno spazio aperto alla cittadinanza perché questo è il cantiere comunità. E è un luogo aperto nel quale le persone possono venire tutti i giorni della settimana, in particolare dal lunedì al venerdì, ed è cogestito con le associazioni del territorio e anche le parti istituzionali, quindi servizi socioeducativi. Partecipazioni maggiori l'abbiamo raccolta attraverso la festa del baratto. Quindi i soldi sono assolutamente esclusi, si portano delle cose che non si usano più ma che comunque sono ancora in buono stato e si scambiano con altre cose, con un sistema di buoni. Siamo al centro commerciale del Pilastro. Questa è la piazza coperta, qui come si può vedere le persone anziane vengono perché è più caldo che fuori, i bimbi vengono a giocare e le persone vengono nei negozi a fare la spesa. Qui, sopra qui, al secondo piano, ci sarà la sede della casa di comunità e dell'agenzia di sviluppo. La casa di comunità sarà dentro la sede del CDH. CDH è il Centro Documentazione Handicap. L'arrivo in questo quartiere per noi è stato veramente una cosa inaspettata perché abbiamo subito sentito come la vivacità dell'ambiente, delle associazioni, ma anche dei cittadini stessi ci hanno accolto a braccia aperte ed è stato abbastanza naturale e scontato intessere subito relazioni. Adesso devo dire che come quartiere è bello perché c'è un sacco di verde. Ciò rimesso a nuovo diventerà uno dei più bei quartieri di Bologna, secondo me. E mi piace tutto di come è fatto il Pilastro perché è unico.